Salve a tutti, questa è una trasmissione di emergenza, un emergency broadcast della trasmissione L'Esule perché ci è arrivata una notizia che volevamo condividere con voi. Tra altre cose ho chiamato un tecnico, un mio amico, per spiegarmi bene come hanno fatto. Hanno dato questa notizia in sordina nel telegiornale delle ore 20 della 7. Vi faccio ascoltare di cosa si tratta perché riguarda tutti voi. E le procure di Roma e Milano stanno indagando su un giro di migliaia di Green Pass falsi e trafugati, rubati, reperibili online su una piattaforma di file sharing facilmente scaricabili. La Guardia di Finanza acquisirà adesso gli archivi in rete per risalire agli indirizzi di chi ha caricato sul web i certificati e individuare chi li ha acquistati. Su alcune chat frequentate da gruppi Novax girano video su come scaricare gli attestati contraffatti. O sottrarli, evidentemente. Dal canto suo, il garante per la protezione dei dati personali ha lanciato l'allarme sul rischio che dati sensibili sulla privacy possano essere manipolati o commercializzati. E in piazza oggi sono scesi anche i sindacati. E di questo non ce ne può fregare di meno. Ma la notizia in questione è molto molto importante e l'hanno data in sordina solo al telegiornale della 7, non negli altri telegiornali, perché ovviamente si tratta di un qualcosa di gravissimo che riguarda i vostri dati personali, visto che non è che si tratta solo di qualche migliaio di Green Pass falsi, ma anche di Green Pass reali. Andiamo a vedere. Da questa spiegazione che mi ha dato il tecnico, che ovviamente condividerò con voi. Intanto vi voglio ricordare che questa è una trasmissione di emergenza della trasmissione L'Esule, perché si tratta di un fatto veramente gravissimo, gravissimo. Guardate un attimino, eh. Cioè, basta inserire la parola Green Pass, fai cerca, ti dà tutte queste cose qua, tutti questi risultati. Io me ne ho scaricato uno di prova. Questo è un file zippato. Qui c'hai praticamente 800 certificati. Ne clicchi uno a caso. Puff. Eccolo. E se li provi con l'app di verifica, sono tutti validi. Ovviamente non darò il nome del tecnico che mi ha aiutato in questa missione chiarificatrice per quanto riguarda questi file, che ovviamente non sono file falsi. Infatti, guardate un attimino qui in questo ulteriore approfondimento sempre del mio tecnico. E soprattutto ascoltate quello che ha da dirvi perché riguarda tutti voi. Allora, praticamente questo è un file zip, ce ne sanno un migliaio dentro, c'ha 700 Green Pass all'interno. Reggi, noi ne apriamo uno e prova. Ne apriamo uno per prova. Pum, prende. Ne apriamo un altro. Andiamo qui, certificato. Prende. Ne apriamo un altro? Questa è bocciata. Apriamo un altro? Passa. Ne apriamo un altro ancora. Ci saranno forse 4 milioni di certificati qua dentro. 4 milioni, non qualche migliaio di Green Pass falsi, come ha scritto erroneamente qualche sito giornalistico che ovviamente vuole cercare di coprire, no? Di coprire per quello che invece è un fatto che riguarda tutti voi italiani che avete messo i vostri dati sensibili, soprattutto chi si è vaccinato, perché qui
sanno tutto di tutti, il vaccino che avete usato, come vi chiamate, dove abitate, tutto, insomma. Uno scandalo assurdo. Vergognoso. E tutti i dati sensibile. Chi ha fatto, ecco, questo ha fatto, per esempio, ha fatto AstraZeneca. Scandaloso, scandaloso, tutta una merda. Beh, voglio ringraziare coloro che si sono sintonizzati per questo breve approfondimento su un tema che davvero tocca a tutti voi italiani. La Guardia di Finanza ovviamente sta lavorando in questo momento per acquisire gli archivi in rete, risalire gli indirizzi di chi ha caricato sul web questi dati che provengono non solo da falsi certificati, ma da certificati reali, certificati che ovviamente a questo punto diventano contraffatti, diventano materiale di scambio sul deep web. Dal canto suo, il garante per la protezione dei dati personali ha ovviamente lanciato l'allarme sul rischio che i dati sensibili sulla privacy possono essere manipolati e commercializzati. Staremo a vedere come va a finire questa cosa. Intanto io vi ringrazio e continuate a supportare l'Esule perché noi ci siamo. Sì, ci siamo. Dobbiamo esserci, per forza. Un caro saluto.